Franco D'Urso è un imprenditore nel settore cosmetico alla periferia orientale di Formia, Santa Croce. Si sta facendo un gran parlare di luminarie, luminare sottotono a Formia rispetto agli anni scorsi, Formia scavalcata, superata da altri centri limitrofi, commercianti che non vogliono contribuire all'allestimento degli addobbi in pieno centro. Invece voi andate controcorrente, voi spontaneamente, senza chiedere niente, un gruppo di operatori commerciali della realtà di Santa Croce, confini con Scauri, avete deciso di addobbare la rotonda che è poi la porta principale di Formia nella sua periferia orientale, qui a Santa Croce. Non avete voluto chiedere niente perché voi siete convinti che nulla scende dal cielo, ma soltanto con vostre iniziative, con questa diciamo iniziativa autonoma, volete rendere più bello l'ingresso della città. Allora, intanto vorrei specificare una cosa. Noi abbiamo aderito a un progetto che era praticamente all'epoca che portò avanti l'assessore Eleonora Zangrillo, che era quella di adottare un'aiuola del comune di Formia. Noi abbiamo accettato questo progetto perché proprio per dare proprio un segno di visibilità diverso all'ingresso del comune della città di Formia. Quindi controcorrente che cosa significa? Che noi diciamo aspettare che le amministrazioni diano, secondo noi è sbagliato. Bisogna cominciare dalla parte bassa a cominciare a fare delle cose e per poi vedere se le amministrazioni ci seguono, perché effettivamente non possiamo più, ormai i tempi sono diversi, sono cambiati, quindi non bisogna più aspettare, ecco, la mano arriva dal cielo, insomma. Questo era uno dei punti più pericolosi dell'intera viabilità, per certi versi provinciale. Qui ci sono stati dei morti, dei feriti. Ora con questa rotatoria la viabilità è più sicura, è più tranquilla. E c'era da abbellire questa rotonda. Naturalmente voi avete atteso il periodo natalizio, il periodo delle feste per farlo. E questa rotonda, per certi versi così abbellita, è anche un segno positivo per chi viene a Formi ancora a fare shopping, per fare turismo. Quindi vi dato merito per questa iniziativa molto bella. Sì, come no, certo, sicuramente. Le festività natalizie sono quelle che poi insomma raccolgono un certo valore familiare e quindi raggiungo il cui danno sicuramente una bella visibilità a Formia. C'è ancora molto da fare nelle periferie, quindi noi abbiamo creato anche, ne approfitto per dirlo, abbiamo un comitato qui di quartiere che ci adoperiamo in merito insomma per cercare proprio di dare un segno di diverso alla città di Formia. Ecco, tu hai praticamente deciso di prendere in cura questa rotatoria e però hai voluto tu finanziare gli addobbi assieme, certo, naturalmente ad altri colleghi. No, allora la rotonda, come dicevo prima poc'anzi, insomma la rotonda ce l'ho in adozione, quindi di conseguenza ho fatto tutto da solo, ma questo deve essere, ecco, la pietra miliare. Io come la vogliamo mettere, ho il là della situazione per far sì che questo poi possa portare che magari anche altre persone capiscono che appunto per fare delle cose bisogna adoperarsi proprio dalla base, cioè lasciamo perdere ormai il discorso politico. Non serve, assolutamente non serve. Cioè, qualcuno vi ha chiamato, vi ha fatto una telefonata, vi ha incontrato e vi ha detto anche sottovoce bravi. Sì, stati veramente bravi. L'hanno detto, onestamente bravi, questo ci viene riconosciuto un po' da tutti, va bene così, anzi qualcuno dice magari facessero un po' quello che avete fatto voi, lo facessero altrove, avremmo sicuramente Formia molto molto più bella. Ci sono altre rotatorie a Formia, ma sono grigie, sono buie, non sono belle come queste. Certo, non lo so per quale motivo, però magari qualcuno prendendo spunto da questa magari potrebbe partire e chiedere proprio all'amministrazione locale di avere proprio appunto la gestione della rotatoria. Io so che hai un sogno nel cassetto, più che hai un progetto, è quello di
scolpire il nome di Formia in un cespuglio che quanto prima vorreste... Sì, sì, lo stiamo già facendo, quindi diciamo purtroppo le piante hanno bisogno del loro tempo per la crescita, a breve sarà pronto, lo taglieremo e avremo anche la scritta Formia illuminata come si deve, insomma, proprio... Quindi qualcuno che arriverà si renderà conto che è a Formia. Sì, sicuramente.